Ecco una rassegna di eventi in programma a luglio 2020 a Firenze e area metropolitana fiorentina. Le segnalazioni sono tratte da Firenze Turismo, il sito ufficiale del turismo di città metropolitana e comune di Firenze. Con l'ingresso nella fase 3 del post-emergenza Covid, cominciano lentamente a tornare anche gli eventi e gli appuntamenti culturali sul territorio, oltre alla riapertura dei principali musei. Dagli Uffizi a Palazzo Medici Riccardi, passando dall'Opera del Duomo al Bargello, senza dimenticare la Galleria dell'Accademia, Palazzo Vecchio, le Cappelle Medicee e tutte le strutture che hanno riaperto i portoni a visitatori e turisti rispettando le norme di sicurezza anti-Covid. Le mostre. A Palazzo Strozzi è visitabile l'esposizione Area, dedicata all'artista argentino Tomás Saraceno. A Vinci il Museo Leonardiano ospita Leonardo, Anatomia dei disegni, un'esplorazione di 5 fra i più importanti disegni del genio, riprodotti in versione digitale. A Borgo San Lorenzo è in programma la mostra Visioni e Geografie di Felice Levini, nello spazio di ricerca artistica contemporanea del Chini Museo. La conclusione è stata posticipata al 30 settembre. Cinema e teatro. Riaprono le Arene di Marte, le due sale estive del Nelson Mandela Forum di Firenze. Fino al 12 settembre, ogni sera, due film. Nell'Arena Grande arrivano i successi della stagione, mentre lo schermo dell'Arena Piccola è dedicato al cinema d'Essai. Nell'ambito dell'estate fiorentina, cinema all'aperto anche nel chiostro di Santa Maria Novella. Per tutto luglio e fino al 31 agosto si svolgerà regolarmente l'estate fiesolana. Neri Marcorelli, Ella Costa, Chiara Francini, Tullio Solenghi e Dario Vergassola saranno alcuni tra i protagonisti sul palco del Teatro Romano per la 73esima edizione. Il cartellone rispetto a quello annunciato a marzo sarà proposto in 21 serate di spettacoli ed è stata mantenuta l'intera programmazione cinematografica prevista. A Empoli, il Torrione di Santa Brigida ospiterà stasera Esco, una serie di spettacoli che andranno avanti fino al 6 agosto. A Castel Fiorentino, ogni sera, dal giovedì alla domenica, aperitivo con musica nella magica atmosfera del Castello di Oliveto. La musica, il Maggio Musicale Fiorentino, con due concerti diretti dal maestro Zubin Mehta e l'orchestra da camera fiorentina, torneranno a riempire con le loro note il Teatro del Maggio e alcuni dei luoghi più belli della città. Il programma, rivisitato dell'estate fiorentina, regala gli spettacoli itineranti di musica in giro per le vie, piazze e quartieri cittadini con una carovana di furgoncini attrezzati e a impatto ambientale zero.